Il dottor John Morris è professore di geologia all'Istituto per la ricerca sulla creazione in California. Vi sono centinaia di orologi con cui misurare l'età di una roccia o l'età della Terra e pare che tutti indichino età giovani. Ce ne sono circa 5 o 6 però che suggeriscono a quanto pare età maggiori. È interessante come i miei colleghi evoluzionisti scelgono sempre questi ultimi. Queste date sono state convalidate con metodi di datazione incrociata, come la datazione metrica radiale. Anche se presentati come affidabili, i risultati, se non concordano con una tabella prefissata in base a criteri evoluzionistici, vengono respinti. Quando uno scienziato vuole datare una roccia, la invia ad un laboratorio, che non l'accetta se non è accompagnata da un modulo indicante la sua presunta età. Questo costituisce un obiettivo cui mirare. Quando una roccia è stata datata un certo numero di miliardi di anni, diamo per scontato che chi ha raccolto i dati sappia di cosa sta parlando. Ma non è così. So che quei dati sono stati ottenuti di proposito. I know how those dates are arrived at.